stasera siamo a Cirié, è la festa conclusiva del festival che è iniziato il 20 giugno a Nole. Infatti il Festival Lunatica si tiene le ultime due settimane di giugno e la prima di luglio tra Nole e Cirié, con artisti che arrivano un po' da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo avuto artisti che sono arrivati dalla Francia, dall'Olanda, dal Cile, dall'Argentina, dalla Spagna, insomma un po' da tutta Europa e da tutto il mondo. Questa sera è la festa conclusiva del festival, con artisti che arrivano dal Canada. Una di quelle che sentite in sottofondo è Andréan Thibouteau. E poi abbiamo Laura Bolon con Chia Yomisma, che è la prima nazionale del suo spettacolo Tutta Confusione. E poi sempre la stessa sera abbiamo Carcocia dal Cile, che fa uno spettacolo molto particolare. È un vigile urbano clown che ferma le macchine, insomma crea un sacco di confusione in strada, è molto divertente, è uno sicuramente degli artisti più amati del teatro di strada di oggi. Abbiamo avuto spettacoli, diciamo, posso ricordare i Baccalà Clown, che sono stati a Nole il 21 giugno, la compagnia Circa Albatros, che era una prima nazionale, unica data in Italia. È una festa, che come dire che chiude i paesi, li rende più divertenti, trasforma i paesi, cittadine belle come ad esempio Cirié, le trasforma, le fa diventare ancora più belle grazie al teatro di strada, che sicuramente usa come scenografia appunto la strada, i palazzi della cittadina. Il festival nasce 13 anni fa, perché è già la 13ª edizione, è nata perché ci piaceva l'idea che il teatro possa essere di tutti e che possa essere portato a, diciamo, anche a chi non va normalmente a teatro. Poi ci eravamo innamorati del teatro di strada andando nei festival in Francia, che hanno una tradizione lunghissima e molto ricca, con diciamo, compagnie molto importanti. Infatti noi siamo stati una delle prime, almeno in Piemonte, prime realtà che hanno portato il teatro, diciamo, dalla Francia. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia. Noi gli artisti li andiamo a vedere direttamente nei festival in Europa. Ci sono diversi festival in Spagna, Tarrega il più importante, poi c'è Aurillac, Chalon in Francia, c'è La Strada a Brema. Noi andiamo a vederli, andiamo a vedere quali sono gli spettacoli che ci piacciono di più e insomma li andiamo a catturare, diciamo, direttamente all'estero, e poi li portiamo qui in Italia. Sicuramente trovano il pubblico italiano molto caloroso, oltre al fatto che Lunatica, che è tanti anni che si fa, ha un pubblico ormai molto preparato, per cui riesce a trasmettere agli artisti il calore e anche la loro conoscenza del teatro di strada. Bisogna sicuramente ringraziare coloro che rendono possibile questa manifestazione, in primis la Fondazione CRT, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i due comuni, il Comune di Cirié e il Comune di Nole, il progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Inoltre bisogna ringraziare in assoluto tutti i volontari che ci permettono, insomma, che permettono che la festa sia completa, che danno la possibilità, danno con il loro tempo e con la loro energia la possibilità di fare una manifestazione così bella. Ringraziamo l'ASCOM e la Confesercenti di Cirié. E
non ultimo tutti i commercianti che insomma hanno aderito all'iniziativa e poi una serie di associazioni, sono tantissime le associazioni che ci aiutano con questo bel risultato.